sì, no, diciamo che il periodo che stiamo vivendo secondo me è un pochettino... ci ha influenzato, la squadra quando non arrivano i risultati si tende a vedere tutto nero, eravamo un po', la sensazione che eravamo un po' preoccupati contro una squadra che è fastidiosa, che corre tanto, e fortunatamente l'episodio questa volta ha girato dalla nostra parte. E ci prendiamo questa vittoria importante perché spezza un periodo di risultati negativo e niente, speriamo di recuperare qualcuno, però esalterei comunque il cuore che ci ha messo la squadra. Abbiamo giocato, è entrato oggi un ragazzino che ci ha dato una grossa mano, ripeto, siamo in un periodo non facile, però ce la stiamo mettendo tutta per riuscirne fuori. Non lo so perché domenica non ci abbiamo anche il tempo di pensarci. Domenica abbiamo una partita importantissima, che è uno scontro diretto, dico, noi stiamo lavorando per quelli che siamo, perché comunque la situazione numerica è quella che è, ce la stiamo mettendo tutta, ripeto, ce lo dirà il tempo se siamo guariti o no. E il mister ci ha dato, diciamo, una prima infarinata delle sue idee, cercando di rimarcare l'equilibrio, che è una cosa fondamentale, l'importanza di non prendere gol, di difendersi in un certo modo, e poi provando a dare due o tre concetti in fase di possesso. È chiaro che oggi magari da quel punto di vista non si è visto tanto, merito anche di una squadra, come dicevo prima, secondo me fastidiosa, perché pressano, ripartono, corrono tanto, però insomma è un modulo secondo me che ci può dare dei vantaggi, a patto che siamo tutti, perché come so che sembra che rimarco questa cosa, ma c'è bisogno insomma di recuperare qualche risorsa importante per noi. Ma io me lo auguro perché nelle ultime tre partite i segnali, è vero che si tende a guardare sempre il risultato, però analizzando i segnali che sono arrivati sembrava insomma che ci avessimo una fattura, come si dice dalla mia parte, tra rigori sbagliati e occasioni varie. Me lo auguro perché comunque è un gruppo di ragazzi, un gruppo sano, ci tengo a dirlo, dove tutti si impegnano e cercano di dare il massimo, anche per Rotta che era un po' che non giocava, Minelli che è un ragazzo giovane, insomma c'era, tutti quanti ci mettiamo il massimo. Oh, il mister ci ha detto di sognare, perché chi non ha sogni, non ha obiettivi, cioè non può fare il suo mestiere, nel senso non si può giocare senza obiettivi. Io nel mio cuore ce l'ho, l'obiettivo è una speranza e penso che sia lo stesso che hanno i miei compagni. Come dicevo prima, ce lo dirà il tempo. Se lui, sì, una persona che non parla tantissimo, in compenso ci pensa al secondo, che è un pochettino più tra virgolette focoso. No, il mister, come dicevo prima, una persona molto dai modi pacati, però si capisce che quando c'è qualcosa che non va, quando si sgarra, quando non si fa quello che dice lui, lo vedi che è uno tosso, poi uno che ha giocato a grassi livelli, insomma, fa un certo impatto. Vediamo, lo seguiamo.